Il fatto di vederlo lì, di essere in questo hotel incredibile, che ovviamente la mia risposta è stata Diletta, stai zitta, non gli dire niente perché sennò passi per una psicopatica. Can you see that there's questa combo tuta, giacca elegante and top? It's not gonna work, but we don't care. Yo, crazy people, bentornati sul mio canale. Il mio nome è Didi e vi do il benvenuto in questo nuovo story time. Diciamolo meglio, story time. È stato un po' cringe, but we don't care. Sono le 11:40 di sera ed è una delle cose più divertenti poter fare i video anche tipo alle 2 di notte perché non sveglio nessuno. Raga, bando alle ciance e ciancio alle bande. Oggi siamo qua per parlare di una cosa veramente molto importante, ed Westwick, aka Track Bass. Ed è fondamentale che io racconti questo story time su questo canale perché se siete parte delle Crazy People da un bel po' d'anni, sapete che io ho avuto la fortuna di incontrare Ed Westwick, aka Chuck Bass, a Londra in un locale a capodanno del tipo 2016, 2015, 2017. Tra l'altro, sono appena tornata da un evento, visto che avevo ancora my makeup on. Let's tell the story because we need to share it on this channel. E non è che sono qua per riraccontarvi questa storia, no? Perché ci sono stati degli aggiornamenti. Alcuni di voi probabilmente lo sapranno, ma l'anno scorso ho. Anzi, formuliamo meglio il titolo. Sono andata a cena con Ed Westwick. Ovviamente non eravamo solo io e lui, però ho avuto la mia prima conversazione face to face con Ed dopo tipo 4-5 anni. Quindi, without further ado, facciamo partire l'intro and let's get started, shall we? Molto bene, benvenuti in questo story time. Vi do il benvenuto on my couch. Se ancora non avete visto il primo vero story time di quando ho incontrato Chuck Bass durante una serata, ve lo linko qua sotto. Però per chi se lo fosse perso, vi do giusto due chicchette per capire, diciamo, tutta la storia. Nel capodanno del 2016, o comunque o l'anno prima o l'anno dopo, sono andata a Londra per festeggiare il capodanno. Uno dei miei più cari amici lavorava in questo locale di Londra che stava dietro Piccadilly Circus, adesso non esiste più, c'ha un altro nome, quindi non sono neanche più riuscita a trovare l'attuale nome di quel posto, anche perché non so se esiste ancora. Era un locale che stava praticamente in un bivio tra Piccadilly Circus, Regent Street e Oxford Street. Fatto sta, quella sera lo vedo, cerchiamo di fare una foto, ma non riusciamo perché tipo lui prende, scappa, se ne va. Io mi ricordo che l'ultima volta che ho avuto a che fare con Ed Westwick nella mia vita è stata quella sera perché io l'ho rincorso urlando Chuck Bass per Regent Street. Non sto scherzando, ma questo aveva sotto i piedi dei razzi e non l'ho più visto. Ovviamente il mio pallino c'è sempre rimasto perché secondo me dopo quella sera io Ed, cioè, è scattato qualcosa. Questa è stata una grande lezione perché mi ha insegnato che nella vita non si sa mai, tutto può succedere and never say never. Stavo tornando a Milano perché ero andata su per un evento e stavo tornando in treno. E mentre ero sul treno mi arriva un messaggio da Ludovica e mi dice: Amo, tienti pronta, questa sera assolutamente libera perché abbiamo una cena, ti dico solo la guest list. E il primo nome era Ed Westwick. Tu stai scherzando, cioè mi stai invitando ad una cena? Perché ovviamente era in un contesto molto bello, adesso vi spiego meglio, però comunque era all'interno di un hotel a Roma. Proprio una di quelle cose che succedono senza mai sapere che stanno succedendo, perché io fin da piccola mi sono chiesta: succedevano delle cose anche vicino a me, nelle città vicino a me, che io non sapevo, cioè magari veniva fotografato, non lo so, Barack Obama a Verona e io lo venivo a scoprire un mese dopo. Mi ricordo ancora di quando Julia Roberts è venuta a Verona, io l'ho scoperto, cioè il giorno stesso, perché era andata tipo da Calzedonio, da Tezenis, non mi ricordo, comunque è stata una delle esperienze più traumatiche della mia vita, perché sapevo che Giulia era nelle vie di Verona e io non lo sapevo e dovevo andare a Milano a dare un esame e non riuscivo a tornare indietro, andare a Verona, vabbè, è stato tutto a whole situation, it was pretty chaotic, but whatever. E subito sono entrata nel panico perché ho detto: oh mio Dio, come mi vesto, oh mio Dio, cosa mi metto, oh mio Dio, come mi vesto, oh mio Dio, che vestiti ho a casa. Era che per fortuna avevo hair done, perché la sera prima mi ero fatta questa praticamente pettinatura tutta gellata, tutta laccata, non l'ho fatta io, me l'hanno fatta gentilmente. E quindi ho detto: ok, questo è un problema in meno. E avevo tipo 2 ore per prepararmi, dovevo arrivare a casa, mettere giù la valigia, trovare un outfit, fare la prova. Mio Dio, sto bene, sto male, faccio schifo, perché stavo per rincontrarmi. Dico solo che la location, uno degli hotel più belli che ci stanno qua a Roma. Non lo so, mi sembrava tipo di essere Zac e Cody al Grand Hotel. Appena ho messo piede dentro, mi sembrava di essere nella Belle Époque francese, Midnight in Paris. Gente vestita benissimo, persone così cordiali, cortesi, perché ovviamente già stai per entrare in un hotel di un certo livello, quindi ovviamente, cioè, ti fanno i saluti. Stavo volando. Questo evento in onore della famiglia Rossellini e avrebbero poi fatto vedere questo documentario in esclusiva
esclusiva alle persone invitate a questa cena, del fotografo, ed era tutto molto soft. Di solito agli eventi è talmente tanto caotico il tutto, poi magari ti vai a presentare, hi I'm Diri, nice to meet you, bla bla bla. Questo era totalmente una reference a un'intervista di Jennifer Lawrence. Ragazzi, lo vedo che sta salendo le scale, sta venendo verso di noi, e lo vedo in carne ed ossa. Dopo 4-5 anni dal nostro ultimo incontro mi ritrovo davanti a Ed Westwick, a.k.a. Chuck Bass. Non vi so spiegare l'emozione, però era come se io già fossi sua amica. Ci viene presentato, perché la cosa bella di essere in pochi è che eravamo tipo tutti buddies, you know, besties. Mi ricordo che c'è stato un primo momento in cui ci siamo presentati e ci hanno scattato una foto che è la seguente, adesso la metto da qualche parte. Raga, ma sembriamo tipo, non lo so, cugini di primo grado, quando tu sei alla cena di Natale e ti trovi il cugino preferito. In quel momento, mentre guardavo Ed Westwick negli occhi, mi sono fatta la domanda: glielo dico o non glielo dico? Non lo so, sarà stato l'ambiente che mi circondava, il fatto di vederlo lì, di essere in questo hotel incredibile, che ovviamente la mia risposta è stata: Diletta, stai zitta, non gli dire niente, perché sennò passi per una psicopatica che gli ha fatto stalking 5 anni fa e che magari adesso è lì proprio per stalkerizzarlo. Quindi assolutamente io nel mio cool, hi, nice to meet you, I'm Diletta. Ma la cosa ancora più divertente è che io mi sono fatta questa domanda perché magari mi sono detta, cioè, non è che mi riconosce, talmente loser as fuck, che il mio pensiero è stato, cioè, non gli dico niente che non sia mai che lui, cioè, si ricordi di me. E quindi la conversazione è stata ancora più divertente, perché ovviamente essendo in pochi, io appena raga, indipendentemente dal fatto che sia Ed Westwick, come una qualsiasi persona che parla in inglese, io mi lancio. Quindi io mi sono presentata e ho detto, so, how's Rome? E lui mi fa, guarda, molto bene, è solo che è piena di buche. E gli ho detto, I know, right? Cioè, guarda, every time I go with my Vespa, che poi non ho una Vespa, mi fa, yeah, that's so right, con questo inglese british perfetto, che ve lo giuro, solo il pensiero della sua voce, che mi parlava così vicino, era quasi una filastrocca della buonanotte. E lui mi dice, sì, anch'io, guarda, anch'io ho noleggiato questa Vespa in questi giorni, è pieno di buche, cioè, ho rischiato di morire, oh mio Dio, è stra pericoloso, però è talmente tanto bella a Roma che io ero lì, yeah, I know, cioè, oh my god, let's go with the Vespa together to see Roma, you know? Vabbè, ma sono stata ancora più sorpresa dal fatto che lui si gira e mi fa, so where are you from? Are you from here? Sei di qua? Quindi era proprio una conversazione 101. Era come tipo un'audizione, fare il chemistry test, no? Quando mettono due attori. Well, I'm actually from Verona, the city of Romeo and Juliet. È tipo la mia frase per eccellenza. Mi risponde, oh, I actually shot there. Ho sbagliato. I actually shot there. Perché lui era venuto a Verona, ma quando io avevo 12 anni, che è venuto a girare Romeo and Juliet. Cioè, ormai, raga, eravamo veramente, cioè, diventati besties, incredibile. Dopo queste chiacchiere, la cosa più bella è stata che ci hanno tutti spostato in una saletta per vedere appunto il documentario. Sembrava di essere in un palazzo reale e abbiamo visto 2 ore e mezza senza fiatare, perché ovviamente dovevamo essere rigide, tutte nelle posizioni cool, no? Perché non si sa mai che lui si girasse e ci vedesse tutte gobbe. Quindi ci siamo sedute a fianco ad Ed Westwick per 2 ore e mezza di proiezione. È stato così surreale, perché al di fuori di Ed Westwick io a una certa mi sono girata, perché mi stavo un attimo stiracchiando la schiena, e mi vedo Beppe Vessicchio. Poi mi rigiro sulla sinistra e mi vedo Morgan. E quella sera ho detto, what the actual fuck is going on tonight? Like, bro, what the fuck? Finisce il documentario e ci spostano tutti a mangiare. Avevo praticamente Ed Westwick dietro e Ludo era seduta nel tavolo di Ed Westwick, mentre io ero seduta in un altro tavolo. Ho conosciuto un sacco di persone. Alla mia destra avevo una ragazza che aveva fatto da giudice tipo a Bulgaria's Got Talent, una cosa del genere, con la scusa che c'era Ludo nell'altro tavolo. Mi alzavo, l'andavo a trovare e poi dicevo al mio Ed, so Ed, how is the dinner? Is it good? Is it great? Parlare di ste cene, sono le 11:30 e io devo ancora cenare. L'idea di essere nata in una città così piccola e ritrovarmi da Verona a una cena al Regent's di Roma con Ed Westwick, stavamo chiacchierando, poi Beppe Vessicchio si è alzato e ha iniziato a parlare con tutti, io mi sono presentata, abbiamo fatto 2 chiacchiere, poi mi sono spostata perché ho sentito questa musica jazz. Lo giuro, raga, mi sembrava di essere entrata in un altro mondo. Oh my god, is this real? E poi una delle ragazze che era al tavolo con me si è alzata ed è andata a cantare. Poi siamo arrivati alla fine di questa cena, ci siamo tutti salutati in tutta la bellezza di questa serata, così fancy, no? Tutti così eleganti, eccetera, eccetera. Io sono tornata in metro. Ovviamente volevo trovare il tempo, l'energia giusta per raccontarvi questo story time, perché è come se lo dovessi a questo canale, dal momento che, insomma, la storia con Ed Westwick è stato uno degli story time più divertenti e non ci credo ancora che mi è successa una roba del genere. Cioè, io spero che su questo canale arriverà prossimamente, nei prossimi anni, un altro story time in cui vi dico, cioè, sono andata in vacanza
vacanza. Vabbè, sognare fa bene, però forse essere anche un po' razionale fa meglio. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video, questo story time, che ha dato inizio a una prossima ondata di story time, perché mi avete chiesto alcune storie sull'America, alcune me le sono ricordate che non credo di avervi mai spiegato a fondo. Quindi niente raga, io adesso devo andare a mangiare qualcosa because I'm really hungry e domani mi devo svegliare presto. Quindi io passo e chiudo, ma vi ringrazio e vi saluto con un thank you guys for watching and I will see you guys next time. Love you so much, love you, love you. Bye.